Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, stamattina siamo in direzione Bimbi in Fiera, come ho detto già nel video di ieri. E ecco, abbiamo appena beccato forte. Sta che gli piace sta canzone dei Volo, lui una cosa. Ora la mettiamo forte, amore. Forte, siamo in compagnia della mia mamma e stiamo andando appunto qui. Non vediamo l'ora. Per fortuna mi sono ricordata i biglietti, però adesso farò lo scherzo a Giulia e quando arriveremo a Roma le dirò che non ce l'ho. Siamo arrivati praticamente nel nulla, non si sa. No, perché praticamente la nuova fiera di Roma qui a Fiumicino ha varie entrate e noi giustamente siamo andati in quella sbagliata, cioè quella del Romix, e quindi abbiamo visto gente stranissima, ecco, tipo questi. Boh, non so se si sarà visto. Sì, amore, mo te la metto forte. Perché oggi c'è anche il Romix, però all'altra uscita, quindi adesso stiamo tornando indietro per andare alla nostra uscita. E abbiamo visto gente di tutti i tipi, troppo forti. Mi sarebbe piaciuto pure andargli al Romix. Però i bimbi vengono prima. Speriamo di arrivare. No, vabbè, tanto avrà aperto da 10 minuti, siamo pure in tempo. Ok, siamo arrivati. Giulia, ciao! Ciao. Non si Mettiti voglio. vicino all'alice, dai. Giulia sta cercando di fare foto ai Dai. bimbi. Siamo arrivati, mia mamma è andata subito al bagno e abbiamo perso. Infatti sì. Vieni! E ci siamo sbagliati, siamo entrati praticamente sopra perché c'è anche il Romix oggi. E una marea di gente trasvestita, di tutti i colori, no, fa la fila, ha detto vabbè sarà qua, invece alla fine dobbiamo andare giù. E noi siamo entrati, e è tutto a posto. Mia madre è già andata al bagno, quindi dobbiamo aspettare lei e poi ecco, come vediamo. Entriamo! Mia madre sta al bagno, aspettiamo mia madre. Guardate che carini, tutti e due vestiti da topolini. Aspetta lì. Donate? Giulia già si è rubata la penna. Giulia si sta prendendo tutto, praticamente ci stanno a regalare il mondo qua. Che bello, io Abbiamo adoro fatto le 5 pelle. metri. Ma No, sta qua è vecchio. Sì. Abbiamo fatto 5 metri, già ci hanno regalato. Già abbiamo un passeggino pieno, cioè guardate. Passeggino è pieno di roba, io l'ho portato per questo motivo. E Giulia prende coupon, prende cose. Boh, mamma, che cos'è? Che regalo? Io appoggio. Prendi giù. Prendi. Se è qua dentro, aspetta. Desti due, va. Lorenzo c'ha paura. Che c'è mai stato? Allora, siamo praticamente esausti. Siamo qua allo stand della Predator adesso. Stiamo ancora cercando quello della Lego. C'è una marea di gente. Ci stanno riempendo di ogni cosa. Perché tu ce l'hai? Io non ce l'ho. La prendo dal carro. Ma io ce l'ho, però non mi ricordo dove l'ho messa. Aspetta, fammi controllare sul portafoglio. Siamo arrivati allo stand della Lego. Siamo arrivati. Perché noi stavamo di là, d'altra parte, e credevamo che era tutto quanto lì. E noi trovavamo quello lì della Lego praticamente. E alla fine l'abbiamo trovato. Perché era l'altro padiglione, c'è una cacciata impressionante. Abbiamo anche incontrato una ragazza che salutiamo col bimbo. Io già sono stanco. Qua ci si diverte alla Lego. Guarda sta musica che sta. Ma infatti guardate che cose carine. Un po' troppo alta sta musica. Sente una mazza. Fanno bimbi di tutte le età. Mamma, se sta divertirsi più di Lorenzo. Amore, ti stai divertendo? Ti stai divertendo? Allora, abbiamo mangiato. C'è questo qua fischietto da un'ora e mezza. E abbiamo mangiato dei prezzi, ragazzi, allucinanti. Poi i bimbi stanno
qua i topolini. Ah. Quindi mo penso ci faremo un altro giretto e poi a Carnaggio. No? Io devo ancora prendere un sacco di viaggio, eh. Ah sì, perché ti regalano un botto di roba. Cioè veramente una cifra. Ma perché no? Ma che c'ho i rossi? Sì. Comunque abbiamo fatto quella foto alla Lego. Vedere una cosa, guardate il nostro, cioè il mio passeggino, Giulia non l'ha portato, ringrazio a Dio che l'ho portato, perché guardate, cioè tra borse, gadget, giacche, qua c'è tutta roba, il mondo. Andiamo. I bambini stanno giocando. Beh, andiamo un attimo, cioè, relax alla pancia. Comunque c'è un bel po' di gente, però penso che stanno tutti quanti a Romix. Ma finisci che ho fatto i capelli? No. Mamma mia, mi sono tutti sporcati. Senti, lasciamoli là, non andiamo a farsi in giro. Ma che sei pazza? No, congelato. Ma no, che carini, amori. Tranquilli, noi in ansia. Quelli lì, sì. Ali, sei pronta? Quando è vero o falso? Ascoltami, che poi... Bravo. Alla bevante, no? Dobbiamo vincere. Come si chiama quella squadra complicata lì? Le panzone. Le panzone. Le panzone. Le panzone. Le panzone. Ok, siamo pronti per iniziare. Noi vinceremo, noi vinceremo. Abbiamo queste squadre. Palla, curva, peccato. Quarto posto. Le panzone. Oh, nemmeno. Sul podio, al terzo posto. Siamo arrivati terzi, raga, che schifo. Giulia, abbiamo perso. I vincitori sul podio. Di questa gara sono... Ma che vince? I Minni, con un gran punteggio. Nessuna sorpresa in questa gara. Bravi. Grazie di aver giocato. Allora, per tutti c'è un premio di consolazione. Grazie. Mini, io sono di consolazione. Abbiamo sbagliato le note, sono arrivati terzi su 5. Ci sono delle divergenze familiari. Laura, tu ti ha detto Adria, ma adesso... Allora... Vai, come le caramelle. Te le comando, me la vedi ristorante. Dai, dai. No. Le caramelle, allora. Dai, dai, dai. Le caramelle. Lucia, abbiamo tutte quante caramelle. No, pure qui. Apri il portafoglio? Sì, il portafoglio mica. Che carino! Portafoglio! Superati il giorno d'altro, oh, possiamo dare schiaffi! Bene ragazze, là siamo tornati perché Lorenzo si stava stranendo da morire perché ovviamente c'era sonno, il passeggino era stravieno, mia madre pure era stanca, cominciava a venire una marea di gente, stavo impazzendo e mi sono un po' nervosita e quindi ho detto basta, andiamo. E siamo arrivati a casa, mia madre sta dormendo con Lorenzo e lo so, bioccati tutti e due, io pure mi abbioccherei, non so, le 3:30, se mi addormento adesso stanotte sto così tutto fino alle 4. Adesso ho scartato tutto quello che ci hanno bombardato praticamente, ogni stand, e nemmeno l'abbiamo fatti tutti, ogni stand ci davano roba, e adesso ho scartato, a parte uno spreco micidiale di carta, e parecchia roba l'abbiamo buttata, perché alla fine veramente, come ho fatto vedere prima, avevamo il passeggino carico, nel senso che appena lasciavi boom si accappottava, quindi dovevamo bilanciare avanti e indietro, il caos. Quindi parecchia roba l'abbiamo buttata, abbiamo buttato almeno 2-3 sacchi di carta, una cosa micidiale. Adesso vi faccio vedere più o meno quello che c'era. Questo qui mi si è segato col passeggino. Allora, qua c'erano 3 riviste, questi. Sì, si vede una mazza io al sole. 3 riviste. Insieme, Dolce Attesa, vabbè. Era una volta. Oddio che strano ombelico questo. Non ce l'ho più. E questa qui è tutta quanta la roba, a parte il telecomando, che ci hanno dato. Alcune cose ce l'hanno date doppie, però. Mo vi faccio vedere velocemente. Questo qui, il Libenar, la mochina. Questo, cosa per i piatti, Chantecler, l'olio Johnson, proprio pubblicità occulta,
quest'altri sgrassatori della Chantecler, ce ne hanno dati due, qui un biberon che è un ciuccio dell'Avent, non so che ci farò, questo qui Giulia l'ha ripreso perché ho fatto la sfida del ferro da stiro, mi hanno dato questo, poi questo qui da Bepante, no, questo qui uno è di Alice, c'è rimasto della Lego, poi un altro ciuccio, cosa che Lorenzo ovviamente ha preso manco il primo anno, provettine, un giocattolino, questo qua è carino, lo voglio mettere alla macchina, anche se da Fiat 500L, però Wonders Mamas è carino. Qua delle provette della Bio Oil, parlo a bassa voce ragazzi perché non so sta a dormire, e poi questo qui, questo coso qua Time City, ha fatto la foto Lorenzo, una marea di buoni sconto, oddio, Infasil e quant'altro, una marea di sti cazzilli da attaccare alla macchina, i Pampers. Questi qua saranno dei palloncini gonfiabili, così. Poi questi qua della Lego, ne hanno dati due. Questi qua i mattoncini. Questi qua sono pannolini piccoli, 3-6 kg, era una volta. Taglia 2, Lorenzo alla 5. Questo qua è mio. Due stampelle. Una borraccia carina, queste qui morbide, carina. Questi qua erano due pannolini, taglia 4 e taglia 5, vabbè, 8-18 kg, 12-20, stiamo lì. Questo qui era un telo, altri cosi. A Giulia gli hanno dato la borsa, a me no. Però vabbè, mi hanno dato i palloncini, a me altri palloncini. Questi qua che si gonfia, questo qui della Yakult, cioè per disegnare i colori e l'agenda. E uno yo-yo che è di Gerardo, che lo devo ridare. Quindi ho lì una catasta di roba da sistemare. Il video che è quasi finito, perché ho finito quasi la memoria, perché sto usando una fotocamera che c'avevo, e per non portarmi troppo peso con la reflex, e poi perché era pure il macello registrato. E niente, io adesso vado dritta a buttare via tutta, no, buttarla via, però a metterla a posto e a sdraiarmi un pochino, perché so veramente stanca, ma ero veramente nervosita alla fine perché Lorenzo piangeva, dentro il passeggino non ci voleva stare, era pieno macello. E ringrazio tantissimo la ragazza che ci ha fermato, quel bimbo che anche lui piangeva, poverino. E niente, io ringrazio tanto la Lego perché alla fine ci hanno invitato loro per questo evento, c'era veramente tantissima gente, anche se comunque era collegato insieme a Romix, quindi c'era gente mascherata ovunque, sopra c'era una fila micidiale, sotto dove c'era Bimbi in Fiera un po' meno gente perché ovviamente Romix ha attirato un po' più di gente, diciamo che qui il Bimbi in Fiera era più ideale per mamme in attesa perché c'erano molte cose della cam, passeggini, seggiolini, diciamo per i bambini un po' più grandini, diciamo sopra i 2 anni non c'era molto, e però vabbè, era carino quello lo spazio, quello con i giochi, alla fine c'erano i pony, però Lorenzo era sguinzagliato nei meandri lì, quindi non ho ripreso molto. Però ringrazio veramente tanto la Lego, Bimbi in Fiera era molto ben organizzato, e basta, io vado a riposare perché i miei piedi sono tipo un battito cardiaco dentro le scarpe, pulsano, ciao ragazzi, un bacio.